Lavoratori in nero e violazione delle norme anti-Covid. Maxi operazione dei carabinieri a Urbani e Cagli. Denunciato un trentenne, sequestrati due capannoni. Nessuno deve scegliere se mangiare o curarsi. Al via la raccolta dei farmaci in provincia di Pesaro Urbino per aiutare le persone in difficoltà in aumento a causa della pandemia. Al via nelle Marche il piano di bonifica dell'amianto per 21 ospedali della regione, approvata in giunta la delibera per oltre 4 milioni di euro. E a rischio il finanziamento per le scogliere di Metauriglia, ma lo recuperiamo, l'annuncio dell'assessore regionale Stefano Aguzzi che lancia un appello al comune di Fano, presentato al più presto anche il progetto dell'ultimo tratto di Sassonia. Nel parcheggio di via Fanella tra buche e fango, la videosegnalazione di un reporter di strada che lamenta inammissibile, è stato lasciato in totale stato di degrado e di abbandono. Un catalogo digitale di promozioni, offerte e vendita ha firmato il protocollo d'intesa tra i comuni delle vallate del Metauro e del Cesano insieme per una nuova strategia dedicata al turismo e alla cultura. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo con l'operazione portata a termine dai carabinieri di Urbino che hanno scoperto 7 lavoratori in nero. Denunciato un trentenne, sequestrati 2 capannoni, le 6 aziende controllate dai militari erano gestite da imprenditori cinesi. Tutti particolari nel servizio di Letizia Marchionni. I carabinieri della compagnia di Urbino, unitamente al personale del nucleo carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Pesaro Urbino, in collaborazione con il locale Ispettorato Territoriale del Lavoro e di ASUR Area Vasta 1 di Urbino, a seguito di controlli effettuati nei confronti di 6 aziende dislocate ad Urbani e Cagli, gestite da imprenditori di origine cinese, hanno rilevato violazioni di carattere penale amministrativo che hanno portato ad individuare 7 lavoratori in nero e 2 persone sprovviste di permesso di soggiorno. Le indagini effettuate dai militari hanno condotto anche alla denuncia a piede libero di uno dei 6 imprenditori, un trentenne di origini cinesi, e al sequestro di 2 capannoni. È stato inoltre impartito un provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali, legato anche alle numerose violazioni alla normativa Covid in ambiente di lavoro. All'interno dei capannoni vi erano inoltre dei dormitori sprovvisti di riscaldamento con minori all'interno. A carico degli imprenditori sono state levate sanzioni per oltre 28.000 euro per aver impiegato lavoratori in nero. E prenderà il via martedì 9 febbraio la giornata di raccolta del farmaco che durerà per un'intera settimana. Quest'anno l'iniziativa assume ancora più importanza a causa della pandemia che ha aggravato le difficoltà economiche e sanitarie di tante famiglie. Il servizio di Angelica Panzeri. Nessuno deve più scegliere se mangiare o curarsi. Vieni in farmacia e dona un farmaco a chi ha bisogno. È lo slogan lanciato dalla 21esima giornata di raccolta del farmaco, promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Ollus, che anche quest'anno durerà una settimana dal 9 al 15 febbraio e coinvolgerà 43 farmacie comunali e private del territorio provinciale, di cui 11 a Pesaro. In quei giorni sarà possibile acquistare farmaci da banco per persone in grave difficoltà economica e che non hanno quindi nemmeno la possibilità di curarsi. Un anno, quello del 2020, in cui i poveri per via della pandemia sono aumentati, da cui l'appello a donare, un'azione quest'anno ancor più necessaria. La pandemia purtroppo ha prodotto addirittura la chiusura di alcuni enti in tutta Italia, per cui le persone devono scegliere tra mangiare o comprarsi un farmaco, per cui direi proprio che è una necessità del cuore di venire in farmacia e donare un farmaco in base proprio alle possibilità che abbiamo. L'anno scorso sono stati raccolti circa 4.000 farmaci per un valore totale di circa 25.000 euro. E sono andati a coprire il fabbisogno di circa 1.800 persone. Nel 2020 434.000 persone in Italia non hanno potuto acquistare medicine per ragioni economiche ed anche le realtà assistenziali hanno subito l'impatto della pandemia. Il 40% ha sospeso alcuni servizi, mentre il 5,9% ha chiuso definitivamente e non ha ancora riaperto. Numeri che danno l'idea di quanto il gesto della cittadinanza possa davvero fare la differenza nell'aiutare chi ha bisogno. In un momento come questo bisogna sensibilizzare ulteriormente i cittadini
perché oggi noi siamo di fronte a un'emergenza sanitaria, a un'emergenza economica e un'emergenza sociale, e quindi a maggior ragione sottolineiamo che questa iniziativa ha un valore oggi ancora maggiore. E io credo che i cittadini italiani si vedono, tirano fuori il meglio di sé proprio nei momenti di grande difficoltà. Rimane alto il numero dei decessi legati al coronavirus. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono morte 16 persone, 4 le vittime della provincia pesarese. I nuovi contagi invece sono 480, di cui 105 in provincia di Pesaro Urbino. L'Anconitano rimane il più colpito. Negli ospedali della regione ci sono 2 ricoveri in più rispetto a ieri, per un totale di 605 in aumento i pazienti in terapia intensiva e in lieve calo quelli in semi-intensiva. Ci è stato comunicato il calcolo dell'indice RT che deve essere ancora confermato e si attesta a 0,95. Lo rende noto in un post su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Oggi, riferisce, abbiamo riscontrato 56 positivi sintomatici. Nella settimana in corso registriamo ad oggi 140 sintomatici, meno 2 rispetto alla scorsa e meno 5 rispetto a quella ancora antecedente. Un andamento, aggiunge, che determina una stabilità della curva epidemiologica. E la Giunta regionale delle Marche ha approvato la delibera per destinare agli ospedali della regione 4 milioni e 700 mila euro per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nelle strutture. La Giunta regionale delle Marche, già dalle prime settimane del suo insediamento, ha voluto dimostrare un vero e proprio cambio di passo nelle politiche sanitarie di questa regione. Lo ha fatto dicendo no, già dal mese di novembre, alla costruzione degli ospedali unici e sì ad una sanità di eccellenza diffusa sul territorio, a partire dalla costa fino ad arrivare alle aree interne del nostro territorio e delle nostre 5 aree vaste. Poi un passaggio successivo ha incrementato i fondi da destinare all'edilizia sanitaria ospedaliera. Qualità dell'edilizia sanitaria ospedaliera che verrà realizzata non solo con la costruzione di nuovi presidi ospedalieri, ma anche riqualificando i presidi esistenti sul territorio, lungo la costa e nelle aree interne. Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo verso l'adozione del nuovo piano socio-sanitario. Abbiamo dato una risposta ad un'esigenza storica delle strutture ospedaliere H24 insistenti su tutto il territorio regionale marchigiano. Ossia abbiamo utilizzato fondi che erano disponibili presso il Ministero dell'Ambiente per la rimozione dell'amianto in ben 21 strutture sanitarie ospedaliere della nostra regione. 4,7 milioni di euro che verranno destinati non solo alle strutture principali lungo l'asse costiero e litoraneo della nostra regione, ma anche in tutte le aree interne delle nostre 5 aree vaste. Un cambio di passo importante per dare una risposta al diritto alla salute degli operatori che lavorano all'interno delle strutture ospedaliere marchigiane, ma per dare una risposta al diritto alla salute di tutti i cittadini marchigiani. Non esistono più cittadini marchigiani di serie A e cittadini marchigiani di serie B. Ed è a rischio il finanziamento per le scogliere di Metauriglia, ma riusciamo a recuperarlo. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Stefano Aguzzi, che durante un incontro in Comune a Fano ha chiesto anche di presentare al più presto un progetto ad oggi mancante per l'ultimo tratto di Sassonia. Non avevo immaginato, iniziando a seguire le questioni della difesa della costa da assessore regionale, di ritornare su alcune questioni che davo per scontato fossero concluse. E parlo della difesa della costa di Sassonia Centro e della difesa della costa di Metauriglia. Fin dai mesi addietro, anche gli anni addietro, si diceva sempre che gli interventi che si stavano portando avanti erano conclusivi ed erano interventi definitivi. In questi 3 mesi, cominciando un po' a verificare queste cose, è emerso che a Sassonia l'intervento, a dire di molti operatori, anche se si sta concludendo, non è comunque, diciamo, da ritenersi definitivo, perché manca un'ultima scogliera che non era mai stata prevista, mai stato richiesto alla Regione un finanziamento e mai presentato ancora ad oggi un progetto che metterebbe a repentaglio, io uso il condizionale e vedremo un po' cosa succederà nei prossimi mesi, l'ultimo tratto di Sassonia prima del porto lo metterebbe fortemente a repentaglio.
L'altra situazione invece sono i famosi 4 milioni per le scogliere di Metauriglia, che fino a pochi mesi fa si vedeva, insomma, tutti quanti dire che era finalmente addivenuto la possibilità di realizzare quest'opera di salpamento delle scogliere, portarle a largo e mettere in sicurezza quel tratto di costa. Ecco, noi vediamo invece, verificando un po' di situazioni, che lì c'è a rischio fortemente il finanziamento, perché si è fatto lungo un po' il periodo e il tempo, e oggi non si riuscirebbe entro il 2022 a completare quell'opera per poi rendicontarla al Ministero e ottenere i fondi. Su questo sono venuto oggi qui a incontrare l'amministrazione comunale di Fano, facendo presente entrambe le situazioni. Su Metauriglia riusciamo a rimediare come regione, perché riusciamo con un nostro intervento, con una nostra delibera, a spostare il finanziamento da un fondo diverso da quello attualmente previsto, senza perdere di tempo, garantendo quindi la rendicontazione entro il 2025, non più entro il 2022, quindi recuperiamo quel tipo di finanziamento e consentiamo di poter proseguire su quel tipo di opera, così come era stata impostata. Su Sassonia, quello che io oggi qui sono venuto a dire, presentatemi al più presto un progetto per completare l'opera, nel più breve tempo possibile cercheremo di autorizzarlo e anche di mettere una parte di finanziamento insieme al Comune di Fano per poter realizzare l'opera sul prossimo anno, ma anche in questo caso, ripeto, è un qualcosa alla quale ancora oggi in Regione non è arrivato nulla. Quindi, come dire, siamo qui oggi un po' a recuperare, come dire, non il tempo perso, che è una brutta parola, ma alcuni ritardi che sinceramente avrebbero creato seri problemi, sui quali invece credo tuttora ci possano essere condizioni di rimediare al meglio. Ed ora diamo spazio alle vostre segnalazioni. Un nostro reporter di strada ci ha inviato un video dove ci ha segnalato lo stato di degrado in cui versa un parcheggio situato in via Fanella Fano, lasciato in totale abbandono tra buche e fango. Questa è via Fanella. Allora, il primo parcheggio che c'è a disposizione di tutti gli abitanti di questa via è questo. Questo è il parcheggio, vedete, che confina con Fano 2, Fano 2 davanti. Questo è il parcheggio. Pensate se è una cosa ammissibile che si possa tenere un parcheggio in queste condizioni. Si scende dalla macchina, se non hai gli stivali qui muori sommerso dal fango. È indescrivibile, uno stato di abbandono, di degrado. Non so più che parole aggiungere per mettere in evidenza un qualcosa che dovrebbe servire per i cittadini di Fano. Di fianco abbiamo il parcheggio delle Fontanelle, che è sempre occupato, poi tra l'altro c'è anche il mercato in martedì, quindi non è utilizzabile. Quindi due parcheggini piccolissimi, dei quali questo qui è quanto. Campeggio particolare per Umberto Carriera, che assieme ai suoi sostenitori ha piantato le tende davanti a Montecitorio in segno di protesta. Probabilmente tra qualche mese o un anno finiremo tutti in tenda, ha affermato il ristoratore in un video postato sul suo profilo Facebook. Non siamo l'unica categoria che protesta, ma ci sono anche altre persone di altri settori che non stanno più lavorando. Staremo qui finché non ci cacciano, vogliamo riaprire in totale sicurezza. E i sindaci dei comuni delle vallate del Cesano e del Metauro hanno firmato un protocollo per la promozione e per lo sviluppo di una nuova strategia turistica. Tra i progetti, una piattaforma digitale e un'applicazione che faranno conoscere tutte le peculiarità del nostro territorio. Abbiamo sancito la partenza della collaborazione con tutti i comuni. È orgoglioso dell'iniziativa l'assessore al turismo Etienne Lucarelli, che da mesi lavora al progetto che mette in rete le vallate del Metauro e del Cesano. Con la firma del protocollo, avvenuta questa mattina nell'ex chiesa del Gonfalone a Fano, parte ufficialmente la promozione e lo sviluppo del sistema turistico del territorio. Dopo i saluti istituzionali e le foto di rito dei 14 sindaci che hanno siglato il documento, Silvano Straccini di Maggiore Cultura ha illustrato le azioni future e il cronoprogramma. A rivestire un ruolo fondamentale sarà una piattaforma digitale con un catalogo di promozione, offerta e vendita, in supporto anche un sistema di strumenti e servizi come un'applicazione con mappe e informazioni. Il turista con un semplice click potrà prenotare ristoranti, strutture ricettive e biglietti per eventi e musei. In realtà è un aggregatore di prodotti, un portale
che servirà a far sì che un turista che arriva nella nostra città riuscirà a capire quale esperienze può vivere nel nostro territorio, perché da domani ogni comune potrà inserire lì all'interno l'esperienza che tutti i turisti potranno vivere, qualcosa di concreto. Da domani ci incontreremo con questo gruppo per creare una brand identity di Vallata, per attivare altre politiche turistiche che sono necessarie per il nostro territorio. È un passo importante per essere più appetibile, ha aggiunto l'assessore. Il nome del sito deve essere ancora deciso e verrà concordato con tutti i soggetti. Il progetto coinvolgerà anche il mondo economico, le associazioni di categoria e i privati. Ormai le sfide si vincono insieme, non con gli egoismi dei confini amministrativi. Questa è una nuova strategia che oggi riguarda il marketing turistico, ma che domani riguarderà altre progettualità. Quindi l'elemento vero è questa nuova intuizione, ma l'aver capito che questa nuova strategia del fare squadra, del lavorare insieme, può portare risultati alle nostre comunità, ma soprattutto anche ai tanti operatori che di conseguenza usufruiranno questo nuovo strumento, che è questa piattaforma straordinariamente innovativa, nuova e importante. Come Vallata del Cesano, ha poi aggiunto il sindaco di Mondolfo, stiamo lavorando da diverso tempo in sinergia e questa collaborazione anche con l'altra Vallata riuscirà a valorizzare al meglio i nostri territori. Ci sono delle sfide importanti anche per il futuro, anche su tanti temi, non solo del turismo ma anche nelle infrastrutture che poi coincidono fra loro, e quindi dobbiamo continuare a collaborare, a lavorare di squadra con tutti i comuni a noi vicini per migliorare la nostra regione. È uno strumento utile e indispensabile, ha commentato invece il primo cittadino di Cartoceto, ma solo se il protocollo non resterà l'ennesimo accordo di partenariato della storia senza alcuna concretezza. Funzionerà per tutti i comuni nel momento in cui ogni territorio individuerà il suo referente in grado di produrre contenuti, foto, materiale promozionale, un sistema sicuramente integrato tra tutti gli attori, enti locali, associazioni, operatori del settore turismo, ma dobbiamo impegnarci tutti per dare una vera svolta concreta a questo tipo di collaborazione per un sistema di supporto e di sviluppo turistico vero. In occasione della firma del protocollo è stato presentato il Festival Terre Sonore 2021, un evento innovativo che partirà ad agosto e che unirà musica, cultura e anche le bellezze della nostra provincia. Aumentare la conoscenza del territorio e incrementare lo sviluppo di un turismo sostenibile ed esperienziale. Sono questi gli obiettivi del Festival Terre Sonore 2021, la diretta prosecuzione di Fano Jazz by the Sea e della rassegna di Jazz in Provincia, che vedono entrambi la direzione artistica di Adriano Pedini. Il progetto che mette in rete i territori per un nuovo modello di turismo è stato presentato questa mattina nell'ex chiesa del Gonfalone a Fano. Questa sinergia tra la musica e le esperienze del territorio, siano esse di natura enogastronomica, ma anche di natura dei beni storici e quant'altro, rappresenta un valore che noi crediamo possa essere utile per sviluppare questo progetto di rete delle due vallate che si sta definendo. Nello specifico in che cosa consisterà? Beh, consisterà nel portare nel territorio il nostro progetto musicale, il nostro progetto culturale che riguarda la musica jazz e tutta la musica popolare, creativa e contemporanea. Noi siamo sempre abituati a guardare, a proporre dei concerti di alto profilo con musicisti di livello internazionale. Non mancheranno anche musicisti a livello locale. E quindi diciamo che è la musica che noi rappresentiamo che verrà, ancora di più valorizzata proprio nel territorio. L'evento prenderà il via in estate, ma la macchina organizzativa è già al lavoro. Infatti il progetto verrà presentato al Ministero dei Beni e Attività Culturali per accedere a finanziamenti messi in campo per l'anno in corso. Partirà il 1 di agosto, abbiamo già anche una data di scadenza dove arriverà, che sarà al Castello di Gradara il 29 di agosto, e in mezzo avremo tanti altri appuntamenti in tanti altri comuni e luoghi storici del territorio. E in chiusura apriamo l'album di famiglia di Fano TV, un'altra coppia ha raggiunto un importante traguardo. Auguri a Sabatino ed Eralde Fratini di Lucrezia di Cartoceto, che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio. E per questa edizione è tutto, tra poco andrà in onda la prima delle 8 puntate dei Dolci di Carnevale, il nuovo programma di Fano TV realizzato con i circoli ricreativi della città di Fano. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti voi.